Salve a tutti Wachikebari e benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario 3D World. Bene, in questo nuovo video continuiamo il mondo stella e voglio avvertire che, visto che questo è il mio videogioco preferito, ho deciso che, proverò a completarlo al 100%. Sì, esatto, voglio ottenere tutti quanti i timbri, perché guardate bene, se io vado nel mondo 1, vedete? Stelle dorate. Esatto, sto provando a rifare tutti quanti i livelli con ogni personaggio. Sì, è un po' una rottura di scatole, ma voglio finirlo questo gioco completamente. Ho già finito il mondo 1, 2, 3 e il 4. Perciò adesso direi di continuare e andiamo a fare questo livello, dai. Esagoni stellari. Ok, andiamo. Il problema, raga, è che in questo livello non c'è un checkpoint, capito? No, non c'è. Ok, l'abbiamo presa. Aiuto, dove sto andando? Ok, qua devo fare attenzione, non voglio perdere il boomerang, chiaro? Ok, va bene raga, va bene, aspettiamo, non andiamo troppo in fretta. Peach, attenta, non fare scemenze, grazie. Double Peach. No, porca miseria raga. Intanto qua serve il boomerang, infatti. Perfetto. La 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 na, Super Mario Galaxy na, na. E molta gente mi chiede di fare quel gioco, ma io non ho il primo, ma forse mi prenderò la 3D Collection na, Super Mario Galaxy 3. No, devo fare attenzione, raga. Ragazzi, ce l'ho fatta. Oh mio Dio, basta. Porca troia. Prendilo. Ok, raga, l'ho preso. Ho preso il boomerang. Cioè, il timbro. Ho preso il timbro, raga. Ho preso il timbro. Fa cagare te. Brutti schifosi. Vabbè, entra dentro. Mio Dio, gente, che casino. Che figata. Sì, però, aspetta. Vittoria! Peach completa il livello. Bravissima. Benissimo. Andiamo. Già so che sarà abbastanza difficile, credo. Non lo so. La prima volta che lo faccio, Capitan Toad, dei livelli non mi sono mai piaciuti tantissimo, perciò. Vediamo un po' cosa posso fare. Ok, c'è possibilità di andare da questa parte. No, porca. Chi l'ha visto quello? Ok, posso scendere qui? Cazzarola. Ok, qua abbiamo trovato questa. Sì, che è tipo l'ultima, madonna. Aiuto. Perché i livelli di Capitan Toad sono sempre così strani? Perché? Qua ce n'è un'altra, Perfetto. Solo che sono piccolo, dannazione.
Ah no, no, posso andare di qua. Ragazzi, ne manca una. Beh, non sembra così impossibile. Devo fare... porca miseria, perché sono così complicati sti livelli. Mamma mia, che rischio, signori. Ci prendiamo tutte queste stelle verdi. 266, perfetto. Bravo, Capitan Todd. Piccoli, grandi, cunicoli. Ecco, sconfitti. Molto bene. Là comunque non c'è niente. Questa parte, perché abbiamo il gigante. Fantastica Rosalinda. Una stella verde. E andiamo qua. Ok, eccoci qua. Non ci credo che siamo a 22 vite, mamma mia, miracolo. Ok, qua direi di passare sotto. Ora andiamo sopra. Perfetto. Sapevo che c'era un tubo nascosto qua. Lo sapevo. L'avevo intuito. Spero di farcela, Merda. Ok, ok. Vittoria. Vittoria, vittoria. Quanto è bella la musica. Mamma mia, quanto è bella. 3D World. Super Mario 3D World. Mo come faccio? Bravissima Rosalinda. Molto bene. Ci abbiamo già tolto dalle scatole questo livello. Mega Mushroom. Ecto Baldi nella nebbia. Bene, Luigi, è il tuo momento, direi. Sì, ok. Qua c'è il primo. Questa bella nuvola. Sì, dobbiamo appunto trovare queste chiavi qua. Molto bene. Ok, molto bene. Ok, fantastico. E qua sicuramente abbiamo Air Luigi. Ok, bene. Siamo a 3. La prima volta che ho fatto questo livello non ci avevo capito niente, praticamente. Mi sa che ho sbagliato. Vabbè, abbiamo qua. Ci serve la palla di neve. Qua invece abbiamo la stella. La stella ci serve per salvare Capitan Todd. Yeah. Infatti ci dà questo. Ok, era questo, sì. Benissimo. Quindi ora possiamo andare verso quel cubo. Eccoci qua. Siamo su questa bellissima zattera. L'ho presa. E che palle però, Mizzega. No, guarda, adesso come faccio a prendere quella? Ma cos'è? Ma serve il boomerang? Serve il boomerang? Mi stai dicendo questo? Ok, vabbè, ci prendiamo questa, dai. Ci prendiamo questa, su. Andiamo, forza. Così almeno facciamo le cose in fretta, dai.
Ok, allora per non fare troppi casini voglio fare in questo modo. Timbro ottenuto. Non voglio cadere di nuovo, per favore. E che cavolo. Vittoria! Alla fine era anche semplice, eh? Però la prima volta non ci capisci niente. Oh, cacchio! Cannoni nello spazio! Questo livello non mi è mai piaciuto in realtà. Perché è veramente fastidiosissimo, direi. Tartosso, vattene. No, no. Io devo colpire quello. Ciao, sfavillotti. Sì, però perché proprio dietro di me devono stare questi? Molto bene. Dai che ci siamo! Dai che ci siamo! Mamma mia, signori! Stella verde ottenuta. Complimenti. C'è altro qua. Soldi, soldi, sempre soldi. Tanto comunque spara in automatico, perciò. Merda. Ok, calma, eh. Porca, porca, porca. Mi hanno colpito. Mette ansia sta roba. Colpiamo gli sbavillotti, sì. Ah, io dovrei colpire quello in realtà, eh. Molto bene. L'abbiamo presa! Sì, signori. Ok, ora posso risparare. E ora possiamo andare da questa parte. Merda. Ok, possiamo andare, possiamo andare, possiamo andare. No, troppi tartossi ci sono qui. Sì, muoviamoci. Veloci, veloci, veloci. Ma come si fa sta roba? Spiegami semplicemente come dovrei fare. Merdaccia. Mamma mia, miracolo. Madonna. Cioè, neanche con il gatto ce la fa comunque. Mio Dio! Vittoria, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Bravo Todd Blue. Perfetto, nuovo mondo bonus bloccato. Vabbè, andiamo su. Ma guarda un po' cosa abbiamo qua. Mondo fungo! Eccoci qua. Ok, gente, allora ho scoperto che questo mondo non ha i timbri. Esatto, qua non abbiamo nessun timbro da prendere. Quindi muoviamoci allora. Giardino rotante notturno. Devo di nuovo utilizzare Todd.
Provate a indovinare perché. Già, il tempo. Ma di affettarsi allora. Muoviamoci. Muoviamoci, forza. Questo è 48. Grazie. No. Stella mia, prendi la stella. Mette ansia. Vi consiglio Todd Blue assolutamente per fare le cose in fretta, eh. No. Fammi scivolare, fammi scivolare, fammi scivolare. Merda. Odio i livelli a tempo, li odio, fanno cagare. Veloci, veloci, veloci. Fammi prendere quello. Veloce, entra. Oddio. Mamma mia, gente. Bravo Todd, bravo, bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Mamma mia, ce l'ho fatta. 278. Andiamo sempre più avanti. Yeah, 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 yeah. Mappa. Non ci sono i timbri. Vedete? Cima spinosa. Ok, questo è un remake di un vecchio livello del mondo 1. Ma è di sera e ci sono tante spine molto fastidiose. E qui abbiamo anche un nuovo potenziamento. Questo. Questo gatto. Bellissimo. Facciamo attenzione qua. Ok, ora bisogna salire. No, aspetta. Ok, devo entrare qua dentro, devo entrare lì dentro. Vediamo se ci riusciamo. Ok, dopo un po' di tentativi ce l'ho fatta. Perfetto, 23 vite, siamo arrivati, ottimo. E l'abbiamo preso. Muoviamoci ora. Attenzione a lui. Ok. Preso. Ok. La specialità di questo è, infatti, vedete? Dorato diventa. Una figata estrema, direi. Va a cagare. Ok, manca solamente... Ops, ho dimenticato una stella verde. Ragazzi, tranquilli, ci andiamo subito a prenderla, Scusate, ragazzi, l'ho dimenticata. Eccola. Ok, ora possiamo tornare su. Scusate, mi sono accorto adesso. Sono andato troppo di fretta. Ok, ora possiamo muoverci. Tanto qua abbiamo già liberato tutto. Ecco, vedete che con appunto questo, questo potenziamento qua, possiamo fare una marea, dico veramente una marea di monete. Vedete ragazzi quante monete prendiamo? Cioè, fantastico, veramente fantastico. Ok, adesso possiamo andare sempre su. Merda. Allora, devo cercare in tutti i modi di farcela, No! Andiamo? Ho già perso troppo tempo.
Adesso dobbiamo scendere, giusto? Mio Dio, ho paura di morire male. Oddio, meno male che non sono cascato del tutto. Ok, qua c'era questo. No, i cupistrici. Aiuto. No! Madonna, signori, se morivo male. Vi prego, basta. Basta, basta, basta. Finiamo, finiamolo subito. Vittoria. Ce l'ho fatta. Aiuto, che paura. Ok, e quindi ciao ciao. Uè, hey.